Buongiorno a tutti, state entrando, benvenuti, benvenuti a questo incontro, incontro che si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di collaborazione sulla conservazione tra Formes PA e la Regione Emilia-Romagna e Parer, in particolare un accordo dal 2023-2026. È un tema sempre più sentito, quello della conservazione, un argomento complesso, sempre in evoluzione, pieno di, come sappiamo, però di sottotemi, di sfaccettature, un argomento che negli ultimi anni abbiamo affrontato attraverso i nostri webinar, soffermandoci di volta in volta su particolari aspetti, tra cui, solo per citarne alcuni, scusate, il manuale di conservazione, la gestione del piano di conservazione o lo scarto. Un argomento che sembra di proprio di grande e crescente interesse se guardiamo ad esempio alla grande partecipazione o al gradimento dimostrato nei questionari che voi stessi avete compilato. Ad esempio, qui potete vedere gli ultimi webinar Formes PA Parer. Con i relativi link. Ebbene, dal basso, cioè da quello più dell'anno scorso, il 19 aprile 23, in quello ci sono stati 535 partecipanti, solo per darvi qualche numero, nel secondo a salire 832 e nel terzo 933, per un totale di 2300, con un numero di iscritti però che è ancora superiore ed era complessivamente intorno ai 3.400 per questi solo tre webinar. La partecipazione però non è stata solo numerica, ma è stata ampia anche da un punto di vista di domande, di interazioni, di dubbi, di considerazioni. Scusate, nei questionari che avete compilato, oltre al gradimento espresso, che ovviamente ci fa piacere e per il quale vi ringraziamo, è emersa però costantemente la richiesta di dare più spazio alle domande e al confronto. Ed è per questo motivo che abbiamo pensato con Parere, in particolare appunto con Riccardo Righi, fosse giunto il momento di realizzare un incontro particolare, che peraltro avevamo già in cantiere. Un incontro che, diversamente dai precedenti, non indagasse solo un argomento in particolare, ma che si soffermasse sui molti interrogativi e dubbi che il lavoro quotidiano in questo ambito pone. Un incontro che abbiamo ritenuto necessario e speriamo sia utile e di vostro gradimento, sollecitato anche nel tempo, come detto, dalle richieste di chi ha partecipato ai altri webinar sul tema. Richieste di dare maggiore spazio appunto a domande e risposte al confronto con i bisogni di informazione e le necessità più pratiche della nostra community. Vi abbiamo dunque chiesto, come avete letto, di inviare le vostre domande alle quali cercheremo oggi di dare risposta, domande alcune che sono pervenute particolarmente interessanti, mentre alcune che a volte lasciano intravedere i vuoti o le ambiguità che chi lavora tutti i giorni, come si dice sul pezzo, si trova ad affrontare. Come lo faremo? Lo faremo con il contributo e la collaborazione degli esperti che abbiamo invitato e che ringrazio fin d'ora per questa collaborazione. Riccardo Righi di Parer coordinerà la sessione di domande e risposte porgendo agli esperti una buona selezione dei vostri quesiti. E come potete vedere dal programma, sono con noi oggi gli esperti Gabriele Bezzi dell'Associazione Nazionale Archivistica Italiana Emilia-Romagna, Chiara Cabbia dell'Università IUAV di Venezia, Gian Piero Romanzi della Soprintendenza Archivistica e Bibliografica dell'Emilia-Romagna. Prima di lasciare la parola e la webcam a Riccardo, vi ricordo che il webinar, scusate, si inserisce all'interno di un ciclo previsto dall'accordo di collaborazione sulla conservazione tra Formes PA e Regione Emilia-Romagna, Parer. E per finire, vi informo che le slide della registrazione saranno disponibili, non sappiamo bene da quando, o dal pomeriggio o da domani. Allo stesso link dell'evento. Lascio la parola a Riccardo e auguro a tutti buon webinar.
Buongiorno a tutti, grazie Alessandra, grazie al Formez che ci concede sempre i suoi spazi per approfondire le domande di vostro interesse. In particolare vi ringrazio perché ringrazio i tre relatori che hanno accettato un po' una sfida, perché prepararsi un discorso coerente è molto più semplice che rispondere agli interrupt degli utenti, alle interazioni con gli utenti. E ringrazio tutti voi che avete collaborato con le vostre domande a fare questo webinar, a fare questo ciclo di risposte. Vediamo se riusciamo a darvi le risposte che chiedevate, insomma. Come sempre, abbiamo fatto tutti insieme una selezione delle domande perché molte si ripetevano, alcune le abbiamo un po' semplificate, ma non siamo riusciti a includerle tutte perché erano tante, tante. E come diceva Alessandra, non sempre riusciamo a dare una risposta univoca perché alcune domande nascondono le risposte complessità ancora da esplorare e indagare ulteriormente. E la prima dei nostri relatori è Chiara, a cui sottoporrò le domande giunte da voi. Ecco. La prima domanda è: come verranno gestiti i protocolli annullati a seguito del provvedimento di annullamento all'interno del sistema di conservazione? Ci sarà un collegamento tra i protocolli annullati successivamente al loro invio in conservazione? Chiara ci può rispondere. Allora, Chiara, se si vuole prima sì, presentare, Chiara, se puoi rispondere. certo. Sono responsabile della gestione documentale della conservazione presso l'Università IUR di Venezia. Allora, cercherò di essere piuttosto, siccome non abbiamo molto tempo, cercherò di essere piuttosto, di dare delle risposte, diciamo, abbastanza soddisfacenti nel tempo che abbiamo. Questa domanda prima chiede in particolare come vengono gestiti le registrazioni di protocollo che vengono annullate nel sistema di gestione documentale, come vengono gestite nel sistema di conservazione. Prima di tutto devo ricordare l'articolo 54 del TUDA sulle informazioni annullate e modificate, no? Stabilisce che le informazioni annullate devono comunque rimanere memorizzate nella base di dati, cioè nel sistema di gestione documentale, e a queste deve essere apposta una dicitura o un segno di posizione sempre visibile. Il metadato dell'annullamento che rientra nei metadati sulle tracciature e modifiche del documento è previsto nelle linee guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici del 2020, modificate nel 2021, tutte le conosciamo ormai, penso a memoria, nell'allegato 5 relativo ai metadati, è previsto come metadato obbligatorio. Ora, quando voi aprite consultati i metadati della registrazione di protocollo che è stata annullata, al suo interno deve avere il metadato relativo all'annullamento. Dovete comunque imporvi, okay, nei rapporti con il vostro conservatore, sia che ce l'abbiate in-house, sia che sia in outsourcing, che questo metadato sia visibile, sia presente anche in ambiente di conservazione. Perché? Semplicemente, quando voi andrete ad esibire il documento che magari vi verrà richiesto nel corso del tempo a qualcuno, non si capirà se non c'è questo metadato, se il documento è stato annullato o no, la registrazione, scusate, è stata annullata o meno. E soprattutto anche per voi, nel momento in cui facciate delle ricerche e eseguiate delle ricerche in ambiente di conservazione, è utile e fondamentale sapere che quella registrazione è stata annullata. Com'è possibile creare dei collegamenti con il provvedimento di annullamento piuttosto che con il protocollo che sostituisce il protocollo annullato? Questo deve essere programmato e studiato in ambiente di gestione documentale. Per quanto riguarda la mia esperienza, noi nel momento in cui annulliamo una registrazione di protocollo, apponiamo una annotazione non cancellabile, non modificabile, in cui dichiariamo che quel documento è stato annullato in data con provvedimento, protocollo, numero e vive in un nuovo documento, una nuova registrazione con relativo numero di protocollo. Questa annotazione viene riportata poi in ambiente anche di conservazione, quindi ci ritroviamo l'informazione. Tuttavia,
lascio aperte, diciamo così, le porte ad altre soluzioni, magari questa è la nostra, però immagino che con altri conservatori o altre software house sia possibile una soluzione diversa. Domanda numero due. Qual è la corretta conservazione di un documento con firme ibride, esempio autografo e digitale? Allora, questa è una risposta direi molto semplice, nel senso che nel momento in cui noi come ente accettiamo quel documento con firma ibrida, avrà la stessa sorte degli altri documenti per quanto riguarda della stessa tipologia, per quanto riguarda l'invio in conservazione. Che cosa vuol dire? Purtroppo ci troviamo di fronte, ormai non proprio spesso, a documenti, pensiamo ai contratti, ad esempio, con firme ibride. Ad esempio, noi inviamo un file con una convenzione di qualche tipo, il contraente, la stampa, ci mette una bella firma autografa, fa una bella scansione e ce la rimanda indietro. Ora, la gran parte delle volte riusciamo a convincerlo ad apporre una firma digitale. Qualche volta però ci succede con certi contraenti in particolare, che magari sono enti stranieri in stati nei quali, soprattutto direi continente africano, asiatico, qualche volta anche in America, che non utilizzano firme digitali, e lì è difficile poi anche con le tempistiche, no? Perché ho necessità che questa convenzione sia attivata subito e non posso aspettare i tempi della posta per il cartaceo. Cosa facciamo in quei casi lì? In quei casi lì, come è successo anche con la pandemia, abbiamo accettato documenti con firme ibride. Lì la soluzione è una sola, cioè si manda in conservazione il contratto. Noi, sempre in quel campo che vi dicevo prima di annotazione, segnaliamo che io come pubblico ufficiale dichiaro che quel documento non ha la firma del contraente, non è originale. Poi in sede di controversia il giudice se la vedrà lui, però non ha una conservazione diversa dalle medesime tipologie documentali Grazie americane. Chiara. Terza domanda. Le procedure selettive, concorsi e mobilità sono completamente gestite nella piattaforma INPA. Le domande di partecipazione e relative comunicazioni non passano per il protocollo dell'ente, ma la piattaforma conserva. Più in generale, come trattiamo i documenti gestiti su piattaforme esterne all'ente? Li registriamo anche comunque nei nostri sistemi? Allora, questa domanda ne ha 3-4 all'interno, direi, forse necessiterebbe di un webinar per conto suo, autonomo. Prima cosa, le domande di partecipazione e relative comunicazioni non passano per il protocollo dell'ente. Allora, ho avuto modo in questi giorni, proprio anche grazie a questa domanda, di approfondire un po' la questione. Ieri ho controllato la piattaforma insieme ai miei colleghi che si occupano della gestione del personale. In realtà, in alcuni casi la protocollazione si lega a piattaforme diverse. Ad esempio, noi come università, non tutte le università, ma alcune, utilizzano una piattaforma di Cineca che si chiama Pica. In questa piattaforma, le domande che vengono inserite vengono poi anche, grazie all'interoperabilità di Pica con il sistema di gestione documentale, vengono anche protocollate in automatico, fascicolate, viene gestito il lavoro delle commissioni con la produzione di verbali, eccetera, eccetera. Altre università, come ad esempio Ca' Foscari, per quel che ho visto, rimanendo in casa, no? Rimanendo in Veneto, ho controllato quelle, Ca' Foscari ha sviluppato un'altra piattaforma in autonomia per questa finalità. Devo dire che quando sono entrata in alcuni bandi dell'Università di Padova, che utilizza appunto la piattaforma di Cineca, nel momento in cui vai ad inserire la domanda, ti collega, ti rimanda alla pagina della piattaforma. Quindi immagino che in quel caso lì le domande vengano protocollate nel sistema di gestione documentale. Tuttavia, ci sono degli enti che non hanno di queste piattaforme e questo è un obbrobrio, diciamo, tra virgolette, procedimentale. Perché? Perché il procedimento amministrativo non è di INPA, il procedimento amministrativo è, mettiamo, del comune di Roma, faccio per fare un esempio a caso.
Il Comune di Roma avrà il proprio bando per la selezione, dovrebbe avere le domande, l'atto finale di approvazione atti e tutti i verbali della commissione, ma manca la parte delle domande. Con alcune ricerche abbiamo saputo che è possibile chiedere ad INPA di farsi mandare un file zippato con le domande, quindi immagino anche proprio con i documenti, oppure un Excel con la lista delle domande. Poi sta all'ente decidere ovviamente cosa farne di questo file che arriva, se protocollarlo, in che modo, con un protocollo ovviamente unico, perché è quello che mi arriva, mittente INPA, trasmette documentazione, domande relative alla selezione X. In realtà poi alla domanda se conserva, sì, allora l'articolo 8 del decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione del 3 novembre 2023 sulle caratteristiche e modalità di funzionamento del portale stabilisce che i dati raccolti e trattati, si parla di dati non di documenti, vengono conservati per 24 mesi, salvo controversie giudiziali ovviamente, per cui il trattamento si prolunga e i tempi anche si prolungano. Ma anche in questo caso vengono decisi 24 mesi così, ma le soprintendenze, gli enti di vigilanza e di sorveglianza, se questa tempistica non corrisponde a quella prevista per esempio dal massimario di selezione dell'ente, e se ci sono delle graduatorie attive, questi problemi forse non sono stati considerati. Per quanto riguarda, l'interoperabilità con altre piattaforme, MEPA, per esempio, per la acquisizione di servizi e di beni e servizi, la piattaforma per il DUR, per i DURC, in MEPA abbiamo molti contratti, molti documenti che in protocollo non abbiamo. Diciamo che in questo periodo ci stiamo muovendo anche, per esempio, il consorzio interuniversitario Cineca si sta muovendo verso l'interoperabilità, stanno cercando di attivarsi, però siamo agli inizi. Domanda 4, grazie ancora Chiara. In caso di ricezione di documenti amministrativi informatici con formati non gestiti dal conservatore, l'ente può rifiutarsi di accettare tali documenti non protocollandoli e richiedere pertanto al mittente l'invio di una copia degli stessi in altro formato idoneo alla conservazione? Allora, no. Ok, cioè l'articolo 53,5 del TUDA ci dice che sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Poi fa una lista di tutti i documenti che non vanno assolutamente protocollati. Ma quando noi riceviamo ad esempio delle PEC, magari uno studente fa una domanda, presenta la dichiarazione di rinuncia agli studi, ok, la presenta con PEC, magari del padre, ok, quindi qui si apre un'altra questione ancora, la PEC tramite mail e ce la porta anche a mano, la manda con raccomandata, ok, quindi è lo stesso documento in tre modalità diverse. Noi protocolliamo la PEC, per gli altri due che arrivano, ovviamente noi non li protocolliamo perché è sempre lo stesso documento, mettiamo una notazione con scritto, vedi, lo facciamo comunque entrare nel sistema di gestione documentale, ma non lo protocolliamo, mettiamo una notazione con scritto, vedi protocollo precedente, numero X. Il fatto è che è successo questo, cioè io direi che no, non si può, però è successo. A noi nei primi mesi del 2022, dopo l'entrata in vigore delle linee guida, gli enti, ovviamente noi stessi come UAV, non ci eravamo ancora adeguati alle nuove disposizioni normative, quindi i PDF non erano PDFA, i DOC non erano in formato strict, ma erano DOCX normali, anche avevamo qualche problema anche con il sigillo elettronico, la segnatura di protocollo, eccetera. Quindi qualche problema ce l'avevamo. La Regione Veneto ci rifiutava, ci mandava questi messaggi di rifiuto e non protocollava. Poi noi, diciamo, con qualche meccanismo che abbiamo adottato nel corso del tempo, ci siamo adeguati. Adesso in automatico chi da noi, un utente nostro, che un collega che compila, redige un documento, quando lo salva in PDF, lo salva in automatico soltanto in PDFA, così come per DOC, eccetera. Però sono arrivati di questi messaggi. Direi che soprattutto se questo sistema viene utilizzato per evitare
diciamo tra virgolette in modo furbo un po', no? Il di doversi occupare del riversamento nel formato corretto in fase di conservazione, beh no, questo assolutamente non deve essere una scorciatoia, bisogna adottare i sistemi corretti. Difficilissima la quinta. Come contemporare la conservazione dei dati con il diritto all'oblio dopo il GDPR? Allora, in realtà non è proprio così difficile, perché l'articolo 17 del GDPR, regolamento 2016-679, dice già tutto in sé, ok? Poi ci sono anche altri considerando, altri articoli che riprendono l'argomento, però che cos'è il diritto all'oblio? Allora, l'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione di propri dati personali. Quando? Ok? Quando può avvenire questo? Quando i dati personali non sono più necessari alle finalità per le quali sono stati raccolti oppure trattati, quando lui stesso revoca il consenso, quando si oppone al trattamento, non sussiste alcun motivo legittimo per procedere, quando questi dati vengono trattati in modo illecito o quando i dati personali devono essere cancellati per adempiere magari ad un obbligo giuridico. Tuttavia questo diritto della persona viene meno in alcuni casi, quindi per esempio sempre secondo l'articolo 17, per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione di informazione, per l'adempimento di un obbligo giuridico, per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica. Ecco, la lettera D del comma 3, paragrafo 3, dell'articolo 17 dice: ai fini di archiviazione nel pubblico interesse di ricerca scientifica o storica o a fini statistici. Quindi anche questa è una delle possibilità, oppure per l'accertamento, l'esercizio, la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Quindi cosa vuol dire? In poche parole, per finalità archivistiche che il legislatore poi enuclea come pubblico interesse, ricerca scientifica, storico, statistica, il trattamento è lecito e compatibile laddove anche per trattamento si intende anche quello, la conservazione di documenti archivistici. Quindi, quando un documento, ad esempio, è a conservazione permanente, ai fini della conservazione, il diritto all'oblio può, diciamo, essere saltato. In questo, per questo preciso argomento, consiglio, che poi saranno comunque, immagino Riccardo, saranno informazioni che possono essere poi date ai colleghi. Quell'articolo di Gianni Penzodori è su di qualche anno fa, del 21, 2021, in Atlanti, scarto di dati, selezione di documenti. Lì è, se qualcuno vuole, tutta questa questo argomento è spiegato benissimo e si capisce proprio cosa quello che ho detto alla fine. Domanda 6. Come gestire successivamente e conservare le PEC che pervengono al protocollo senza allegati ma con un rimando al link esterno? Ecco, questa è più difficile di quella precedente. Sono tutte apparentemente difficili, ma in realtà. Allora, questa è una bella questione che ho già affrontato con, in passato, performance con Alessandra. Allora, capita qualche volta che con, ad esempio, per una selezione, ci capita che qualcuno invia una PEC con un link magari di Drive o con un documento con dati ipertestuali. In quel caso lì, se qualcuno mi manda una mail, poniamo, no? O anche una PEC, e ci scrive soltanto paolino.paperino@pec.it, che quindi non riesco neanche a capire chi è, mi dice trasmetto documenti richiesti e mette il link, io come al protocollo non riesco a capire niente, devo per forza entrare nel link e controllare i documenti, ma questi documenti non appartengono al documento inviato, ma sono nel link che di solito sono anche temporali, cioè nel senso che hanno una scadenza, cioè ti riscarichi entro domani altrimenti non li vedi più. Nel vostro manuale di gestione dovete darvi delle regole per questi casi, manuale di gestione e anche magari di conservazione poi. Allora noi come protocollisti facciamo così, li accettiamo, li protocolliamo. Ovviamente alla registrazione di protocollo viene attribuito un responsabile del procedimento e questo responsabile del procedimento poi
vedrà come comportarsi. Noi molte volte lo chiamiamo e diciamo: guarda, è arrivato questa, è arrivata questo. Abbiamo controllato nel link, è la domanda per il tuo concorso per qualcosa. Devi chiamare il candidato e dirgli: guarda, ma fai tu come vuoi. O si chiama il candidato e questo invia tutti i documenti che vengono allegati poi al protocollo con una notazione, per esempio. Oppure viene, il candidato viene escluso perché in teoria lui non mi manda tutti i documenti. Se si tratta di documenti che eccedono limiti di dimensione, per esempio quando si tratta anche di tavole tecniche, lì allora bisogna sempre che ci si accordi con l'RPA del documento. L'unica cosa che consiglio per i bandi di selezione è quello di proprio mettere già nel bando di selezione che non si accettano invii con documenti, con link esterni o elementi ipertestuali. Domanda numero 7. A fronte della registrazione, della generazione e conservazione del registro di protocollo annuale, è possibile scartare i registri di protocollo giornalieri? Questa bellissima domanda, che io davo per scontata la soluzione, in realtà ha aperto una discussione molto interessante e si sono formate addirittura, direi, due posizioni principali. Una posizione è quella che dice: no, non si possono scartare i registri giornalieri di protocollo. L'articolo 53,2 del TUDA dice: il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo e deve conservarlo. Noi siamo obbligati a produrli e a conservarli. E d'altra parte è l'unica tipologia di registro di protocollo prevista chiaramente dalla normativa. Quindi, come faccio poi a giustificare un giorno di aver selezionato per lo scarto dei documenti la cui conservazione e formazione è prevista come obbligatoria per legge, se non che l'unica tipologia di registro? Okay. Un'altra posizione dice invece protocollo, il registro di protocollo è per sua natura, nella storia, è per sua natura annuale. L'articolo 57 del TUDA attuale, ma poi anche il DPR 428 in precedenza del 98, stabiliva che la numerazione del protocollo parte dal 1 gennaio e finisce al 31 di dicembre. Quindi ovviamente il registro di protocollo è un registro annuale. Tuttavia questa figura del registro annuale è una figura, diciamo, è una grande assente nella nostra normativa. L'unica cosa è che, essendo un documento di natura riassuntiva, come molte altre volte si fa nelle operazioni di selezione e scarto, si tiene il documento di natura riassuntiva e si eliminano quelli precedenti, no? Come per le fatture, ad esempio, la fattura deve essere conservata, viene conservata, ma dopo 10 anni, all'11° la posso proporre per lo scarto. Ovviamente noi adesso abbiamo anche i giornali di cassa, i libri giornali in conservazione, possiamo buttare tutte le fatture. Quindi è questo il principio che abbiamo poi adottato nella redazione del massimale di selezione degli archivi universitari, che è stato poi divulgato ieri dalla Direzione Generale Archivi negli enti di sorveglianza e di vigilanza, ed è proprio quello che abbiamo detto: i registri di giornalieri di protocollo hanno 5 anni, dopodiché possono essere proposti per lo scarto, sempre però quando abbiamo un registro annuale di protocollo inviato in conservazione permanente. Grazie. Ognuno di voi scelga in quale fazione stare. Grazie Chiara. Domanda 8, nel caso di una PA che affidi all'esterno lo svolgimento di tutte le attività connesse al servizio di conservazione digitale, il manuale della conservazione deve essere redatto dal soggetto esterno incaricato? Ci devono essere due soggetti responsabili, interno e esterno? Esattamente, quali sono i compiti delle due figure? Velocissima, che hai solo un minuto. Vai. Velocissima, articolo 44 del CAD e linee guida AGID 4.5 sui responsabili della conservazione. Il manuale di conservazione deve essere redatto dal responsabile della conservazione dell'ente produttore, ok? Ed è anzi una dei compiti proprio del responsabile, che non può delegare all'esterno, ok?
Ci devono essere due soggetti responsabili, certamente, e i compiti delle due figure, in questo caso, visto che ho finito il tempo, vi rimando alla lettura del punto 4.5 delle linee guida AGID. Grazie Chiara, mi pare che Prego. le tue domande siano finite e quindi passiamo la parola a Gabriele Bezzi, Anai Emilia Romagna. Ti chiedo Gabriele di accendere la telecamera, grazie anche a te dei tuoi interventi e arriviamo, ti ringrazio già in anticipo per, le tue, per aver partecipato e aver accettato il nostro invito e inizio con la batteria di domande per te. 9, perché le ho messe in sequenza. Una volta scartati i documenti, se e quali metadati mantenere nel sistema di gestione documentale? In particolare, mantenere solo nella registrazione di protocolli i metadati minimi indicati dal TUDA per i documenti protocollati? Questa domanda è... Prego. Allora, è una domanda che questa appunto. Intanto buongiorno a tutti, spero che mi sentiate bene. Sono Gabriele Bezzi, ex responsabile della funzione archivistica di conservazione del Polo Archivistico dell'Emilia-Romagna, attualmente in pensione e attualmente presidente della sezione ANAI Emilia-Romagna. Anche questa domanda è una domanda apparentemente semplice, ma in realtà è piuttosto complessa e chiede qualche valutazione un po' generale. Infatti, la gestione delle informazioni relative agli oggetti scartati è uno degli elementi più complessi, problematici e peculiari delle procedure di scarto in ambito digitale. Tradizionalmente, lo scarto, l'idea di scarto, comporta l'eliminazione dei supporti su cui sono fissate le informazioni e quindi l'eliminazione delle informazioni è legata all'eliminazione del supporto. E in molti casi, appunto, pensiamo al concetto al registro di protocollo tradizionale, il mantenimento di altre informazioni fissate su altri supporti, quindi appunto tradizionalmente esempio i registri, con informazioni di sintesi o di riferimento ai documenti. Abbiamo detto anche quello che diceva Chiara prima, se c'è il documento di sintesi, io posso eliminare le informazioni nei documenti specifici. Purtroppo nei sistemi informatici in realtà questo legame e questa distinzione abbastanza chiara in ambito cartaceo tra informazioni su i documenti e i documenti stessi può essere complesso. E perché non sempre appunto ci sono informazioni che sono fissate nello stesso supporto, nello stesso file. Del documento che viene scartato, oppure possono anche esserci, appunto, però possono anche essere strettamente connessi con essi. Al momento, in effetti, non c'è una norma specifica in merito che ragiona con chiarezza sul che cosa si scarta del documento e anche dei suoi relativi metadati, il rapporto appunto tra i metadati e il documento scartato. Sicuramente appunto le registrazioni di protocollo, come è stato detto anche prima, devono essere conservate come elementi del registro di protocollo, almeno le informazioni previste dall'articolo 53 del TUDA.
L'altro aspetto è anche che bisogna valutare come gestire la produzione delle informazioni essenziali sullo scarto, inclusi gli estremi della richiesta di nulla osta allo scarto e il conseguente provvedimento autorizzatorio previsto dal paragrafo 4.1. Cioè come documentare anche il processo di selezione che in realtà va mantenuto e documentato. In ambito internazionale si sta parlando nella gestione dei processi anche di concetti come che sono il limite dei metadati come paradati su appunto la valutazione dei processi. Debbo anche e questo perché sono previsti appunto il mantenimento delle informazioni essenziali sullo scarto, sono previste al paragrafo 4.11 delle linee guida. Lo stesso paragrafo parla di scarto di pacchetti di archiviazione dal sistema di conservazione. Quindi si può supporre che lo scarto debba Grazie prevedere Gabriele. anche Domanda l'eliminazione dei successiva. metadati, Questa ma che questo non è è espressamente veramente indicato. difficile. E non vi è Come può nessun essere riferimento esplicito declinata la se e quali tripartizione informazioni devono essere classica dell'archivio mantenute nel corrente di sistema di gestione deposito storico documentale, in ambito da cui digitale? sicuramente Nel prima contesto o almeno analogico, al lo momento dello scarto viene scarto eseguito di devono essere norma eliminati nell'archivio gli del oggetti deposito. digitali È opportuno prevedere questo vincolo sottoposti anche allo nel scarto contesto eliminazione. digitale? Quindi anche in questo caso è un tema che meriterebbe un'ulteriore riflessione e approfondimento anche in relazione allo sviluppo di una prassi sullo scarto digitale al momento non esistente o non pienamente consolidato. Sicuramente il registro di protocollo in qualche forma annuale o giornaliero le informazioni deve mantenerle e quindi mantenere quelle informazioni nel registro di protocollo può anche consentire anche il rapporto al trattamento dei dati personali e dire che sono informazioni il cui il trattamento rimane necessario ai fini di pubblico interesse. Ho finito. Ecco. Sì. Allora, appunto, il rapporto tra la tripartizione classica dell'archivio e di fatto i due sistemi informatici previsti nella norma in materia digitale è stato oggetto di studi e di analisi, ma non si è giunti nella comunità archivistica a una visione condivisa e pienamente accettata. È un tema anche questo che meriterebbe forse uno specifico webinar di E sul approfondimento e di webinar vediamo discussione. se riusciamo a Quindi, raccogliere per il tuo rispondere, posso invito. solo rimandare alcune indicazioni bibliografiche Domanda di 11. riferimento che saranno fornite Partendo dalla tra i materiali di premessa che in questo un webinar. fascicolo ci possano essere documenti Mi con fermo diverso sulla tempo di seconda parte della conservazione, domanda. Lo qual è l'approccio scarto è corretto tipico per della fase organizzare e dell'archivio gestire la selezione e lo deposito scarto dei perché è in quella documenti? fase che si maturano i Se il tempi di documento può tenuta essere dopo la chiusura ricondotto dei ad una specifica fascicoli tipologia e la cessazione documentale, di un valore si lega il investitivo tempo di immediato dei conservazione a documenti prima questa, a del passaggio prescindere all'archivio dal storico. fascicolo che contiene il documento Come senza detto prima, anche le particolari linee problemi? guida collocano il momento dello scarto più nel sistema di conservazione che nel sistema di gestione documentale corrente. E in questo senso può avere qualche analogia col tradizionale archivio di deposito. Ma non si tratta di un vincolo, ma di un dato di fatto. Non scarto documenti ancora necessari nella fase corrente dell'attività e nell'archivio storico dovrebbero giungere documenti e aggregazioni documentali destinate alla conservazione permanente e quindi non più sottoposta a scarto. Fine. Considerato che tra gli strumenti necessari per conservare a norma i documenti ci sono il riferimento Allora, temporale e la in questo marcatura caso invece la temporale, domanda qual è la contiene anche la differenza tra gli risposta. Si faccia strumenti? una domanda e si dia una L'assegnatura di un risposta. protocollo può Quindi la sostituire risposta uno è dei due? esatta, cioè tradizionalmente anche nei sistemi, nei massimari o nei piani di conservazione, io posso definire i tempi di conservazione sulle aggregazioni documentali, sui fascicoli, ma anche su specifiche tipologie documentali. Quindi debbo poi procedere allo scarto valutando questi due diversi tempi e mantenendo i documenti per il tempo più ampio previsto appunto nel piano di conservazione. Quindi, se il documento può essere ricondotto a una specifica tipologia documentale, ad esempio delibere, si lega il tempo di conservazione a questa,
che nel caso delle delibere è a conservazione permanente, a prescindere dal fascicolo che contiene il documento. La risposta è già contenuta nella domanda. Allora, per rispondere bisogna fare chiarezza sui termini risalendo alla loro fonte normativa, che ormai è un po' datata ma ancora vigente. Il tema dei riferimenti temporali è ancora normato dal DPCM 22 febbraio 2013, che viene esplicitamente citato anche nell'ultimo piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, a dimostrazione che è quindi ancora un riferimento pienamente valido. Tale DPCM definisce riferimento temporale una evidenza informatica contenente la data e l'ora che viene associata ad uno o più documenti informatici. Poi definisce marca temporale il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l'esistenza di un'evidenza informatica in un tempo certo. Non sono quindi due strumenti diversi, ma la marca temporale è uno specifico riferimento temporale che può essere usato come validazione temporale, cioè per attribuire un tempo certo, un riferimento temporale opponibile ai terzi e che viene riconosciuto valido in senso generale. Ai sensi dell'articolo 41 Domanda dello stesso numero DPCM, 13. che è Se denominato partiamo dal riferimenti presupposto che il temporali fascicolo a volte opponibili non ai viene chiuso, terzi, ma potrebbe passare si del segnala al tempo, è comma giusto 4 inviare in che conservazione i costituiscono singoli validazione documenti che vengono temporale, prodotti con oltre la alla propria marca classifica temporale, e con il anche metadato ID aggregazione il riferimento temporale principale, e poi a contenuto nella fascicolo scrittura di chiuso inviare il protocollo, fascicolo con B, all'interno gli ID di il tutti i riferimento documenti che lo temporale compongono. ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione. Quindi il riferimento temporale contenuto nella scrittura di protocollo è un riferimento temporale che equivale ad una marca temporale e che costituisce validazione temporale e dimostra l'esistenza di un documento informatico in un tempo certo e quindi può anche essere usato per mantenere come riferimento il valore nel tempo di firme digitali o elettroniche qualificate. Risposta è giusto. Ovviamente, appunto, dipende dagli accordi tra produttore e conservatore, ma è giusto perché è riconosciuto che l'attenzione al profilo conservativo deve essere posta fin dal momento della formazione del documento, al fine di garantire la tenuta all'interno del sistema di gestione informatica dei documenti, ma anche di eventuale conservazione a lungo termine all'interno dei sistemi dedicati. Quindi è corretto inviare in conservazione Domanda i 14. documenti che Il vengono responsabile della prodotti conservazione in può tempi essere abbastanza nominato vicini alla loro esternamente produzione, all'ente qualora è non si ravvisino corretto all'interno le darle in conoscenze specifiche riferimenti necessarie alla nomina? all'aggregazione documentale al momento in cui vengono registrati, e poi è corretto confermare o eventualmente modificare nel momento di chiusura del fascicolo che contiene questi documenti, inviando in conservazione il fascicolo con il riferimento, direi più che all'interno di tutti i documenti che lo compongono, il riferimento ai documenti che sono già conservati e che appartengono a quel fascicolo, in modo da ricomporre, appunto, tornando al discorso prima, nella fase tipica di archivio di deposito, il fascicolo nella sua corretta formazione con tutti i documenti in esso contenuti, dichiarati al momento della chiusura del fascicolo.
Allora, rispondo con quanto è scritto nelle linee guida AGI dal paragrafo 4 e 5, che sono molto esplicite e chiare. Nella pubblica amministrazione il responsabile della conservazione è un ruolo previsto dall'organigramma del titolare dell'oggetto di conservazione. Per titolare si intende il soggetto produttore dei documenti, quindi l'ente che ha la necessità di conservare i documenti. Quindi deve avere questa caratteristica. È un ruolo previsto all'interno dall'organigramma dell'ente produttore. B. È ricoperto da un dirigente o un funzionario interno formalmente designato e in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche. C. E quindi questo dirigente o funzionario può anche essere. Quindi può essere svolto il ruolo dal responsabile della gestione documentale o dal coordinatore della gestione documentale ove nominato. Quindi in realtà una soluzione può essere interna che se non ho tante persone con competenze, idonee competenze giuridiche, informatiche ed archivistiche, concentro in un'unica figura responsabile della gestione documentale e responsabile della conservazione. Ma sono due responsabili che le linee guida definiscono obbligatoriamente come interne. E le linee guida parlano della possibilità di un soggetto esterno solo nel caso per soggetti diversi dalla pubblica amministrazione. E infatti, continua il paragrafo 4 e 5, per i soggetti diversi dalla pubblica amministrazione, il ruolo del responsabile della conservazione può essere svolto da un soggetto esterno, organizzazione, in possesso di idonee competenze giuridiche, informatiche e archivistiche, purché terzo rispetto al conservatore eventualmente individuato. Ma per la pubblica amministrazione è un dirigente o un funzionario interno. Tra l'altro, questo obbligo di individuare i Domanda ruoli e numero nominare i 15. Il responsabili manuale è di ribadito conservazione deve proprio anche nel indicare recente anche i piano tempi triennale dell'invio in conservazione per dei documenti l'informatica se nella non pubblica espressamente amministrazione, indicati per dalle leggi di assicurare la settore o rispondenza alle esistono linee indicazioni guida. sulle tempistiche a E livello come ricorda la nazionale? stessa pagina del piano triennale, il corretto assolvimento di tali obblighi incide significativamente non solo sull'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, migliorando i processi interni, facilitando gli scambi informativi tra le amministrazioni e il settore privato, ma rappresenta anche un elemento fondamentale nella prestazione di servizi di alta qualità ai cittadini e alle imprese, assicurando trasparenza, accessibilità e protezione dei dati e dei documenti. Nel caso non vi siano competenze necessarie all'interno dell'ente, bisognerà provvedere a formarle. E questo è tutto il tema della formazione delle figure professionali che devono esistere all'interno dell'ente, che è un tema anche questo molto ampio. Anche in questo caso le linee guida forniscono indicazioni precise per rispondere a questa domanda. Infatti dicono che i termini entro i cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche, che si possono anche definire oggetti digitali nel loro complesso, comunque i termini entro i cui i documenti informatici e le aggregazioni documentali informatiche devono essere trasferiti in conservazione, sono stabiliti in conformità alla normativa vigente e al piano di conservazione. Per le pubbliche amministrazioni, il piano di conservazione è allegato al manuale di gestione documentale e contiene con l'indicazione dei tempi entro i quali le diverse tipologie di oggetti digitali devono essere trasferiti in conservazione ed eventualmente scartate. Il manuale di conservazione deve indicare quei tempi qualora non siano già indicati nel piano di conservazione allegato al manuale di gestione documentale. Quindi il manuale è, diciamo, una fonte secondaria nel caso io non abbia provveduto alla redazione del piano di conservazione.
Per la redazione del piano di conservazione si può ovviamente fare riferimento in particolare per i tempi di tenuta complessiva e di scarto Dice a modelli Marta nazionali Gentile pubblicati in che rete, ad chiede, esempio non dovremmo inviare dal in sito della conservazione una Direzione volta Generale all'anno anche i Archivi, ci fascicoli sono molti aperti? esempi in Mi questo pare che senso. sia l'articolo Abbiamo sentito 41 anche ricordando prima a memoria. l'approvazione, la possibilità di far riferimento al recente piano di conservazione massimario approvato per l'università, però devono essere fatti propri e comunque acquisiti appunto nei documenti interni dell'ente. E sui tempi di trasferimento devono essere valutati dall'ente anche in rapporto ovviamente con il conservatore, eventuale conservatore esterno, perché devono essere ovviamente concordate. Ne approfitto, visto che mi sembra di avere un po' di tempo ancora, che vedo che ci sono un paio di approfondimenti sulla domanda 13, che magari puoi tornare se metti la slide. Esatto. Allora, in realtà, appunto, il concetto di invio di fascicolo aperto possiamo anche, appunto, considerarlo anche legato con quanto dicono le linee guida specificamente al punto 4.1, che esplicita appunto quello che viene definito dall'articolo 44,1 bis del CAD, in cui si dice, appunto, è previsto che, ai sensi dell'articolo 44,1 bis del CAD, che almeno una volta all'anno il sistema di gestione informatica e documenti trasferisce al sistema di conservazione i fascicoli informatici chiusi e le serie informatiche chiuse, o i fascicoli informatici e le serie non ancora chiuse, quindi i fascicoli aperti, ma come li trasferisce? Trasferendo i documenti in essi contenuti sulla base di specifiche esigenze dell'ente, con particolare attenzione per i rischi di obsolescenza tecnologica. Quindi, quello che dicevo prima sulla domanda 13 è che di fatto il trasferimento di fascicoli non conclusi vuol dire il trasferimento dei documenti in esso contenuti fino a quel momento, perché ovviamente se il fascicolo non è concluso, successivamente si aggiungeranno altri documenti fino al completamento del fascicolo. Quindi di fatto io trasferisco le informazioni relative al fascicolo di appartenenza, Ok, i 3 minuti, documenti contenuti c'è fino a quel momento, ma non un'altra. posso dire che ho trasferito il fascicolo nella sua interezza al sistema di conservazione, perché è un fascicolo che si continua ad Sì. Interessava alimentare. questa, che E secondo me è quindi non è appunto la ancora risposta concluso di nella sua Elisabetta. complessità. Sì, ci Però può essere scrive: appunto anche se questo, si gestisce ribadisco la il conservazione in concetto, house io solo per posso alcune trasferire i tipologie documentali documenti in essi affidate a contenuti, soggetto esterno, è perché corretto che il alimentare in conservatore questo esterno caso faccia sottoscrivere un il manuale di sistema di conservazione conservazione diretto a lui? saranno Non i dovrei redigere documenti di io il autorità manuale di conservazione documentare che come responsabile compongono il della fascicolo a quel conservazione e momento con i mandare al riferimenti manuale del al conservatore fascicolo di esterno solo per le appartenenza. tipologie che lo Poi dipende riguardano? magari dai sistemi Questa è una e dai domanda modelli sua, di quindi. sistemi di A sto momento sì, conservazione, se infatti. intanto Ma io abbiamo già registro risposto. anche di fatto che esiste un fascicolo potenzialmente da conservare e poi da chiudere, oppure mi limito a mantenere i riferimenti ai documenti. Però di fatto la logica è sempre la stessa cosa. Cioè, direi che ho risposto anche a quello successivo, cioè lo stato del fascicolo aperto o chiuso attribuito all'oggetto fascicolo, ma di fatto. Esatto. Assolutamente sì. Esatto. Cioè, in realtà, esatto, comunque ribadisco perché è un concetto importante. Il manuale di conservazione con le nuove linee guida
deve essere redatto dal responsabile della conservazione interno, quindi è un documento interno dell'ente, che può fare riferimento, come detto esplicitamente nelle linee guida, al manuale di conservazione che obbligatoriamente i soggetti conservatori debbono produrre per le parti che vengono gestite direttamente dal conservatore. Ma proprio il caso indicato qua, Sì, se un ente ha due Gabriele, ti soggetti o due o ringrazio più soggetti conservatori, che e non è bene, ma passo è la possibile, parola al proprio per dottor Giampiero mantenere comunque una Romanzi. Ti visione prego di accendere la di telecamera. interezza Ecco Giampiero, dell'archivio, è grazie anche a bene te, che il grazie di manuale di essere intervenuto. conservazione Soprintendenza artistica e interno bibliografica dell'Emilia Romagna. Ti preveda la chiedo di visione presentarti e poi di complessiva rispondere di alla prima conservazione dell'intero domanda. archivio e faccia riferimento eventualmente anche ai diversi manuali di conservazione per le diverse tipologie dei documenti conservati dai diversi conservatori. Quindi questo è molto chiaro l'importanza di avere un manuale di conservazione interno e non semplicemente sottoscrivere un manuale di un soggetto conservatore. Tutta questa riflessione, anche quella sul responsabile della conservazione interna, è che l'ente deve essere consapevole e guidare di fatto le azioni dei conservatori esterni. Direi che ho finito a questo punto, vi restiamo un minuto. Niente, grazie a te. Ciao Riccardo, grazie a te e ai colleghi di Formez per avermi invitato e per aver permesso anche la realizzazione di questo incontro molto utile, una formula che mi sembra davvero, davvero innovativa e molto concreta. Dunque, io sono funzionario della Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna. E praticamente insomma, le domande che Riccardo ha selezionato per me sono relative diciamo, alla funzione di vigilanza e tutela che le soprintendenze archivistiche svolgono anche in materia di documentazione informatica. Naturalmente una premessa, diciamo, di metodo e di contesto è inevitabile, e cioè il fatto che sotto questo profilo da un lato, per esempio, se parliamo di scarto archivistico, noi possiamo sottolineare opzioni di principio, linee metodologiche coerenti con la disciplina e con la normativa, ma non abbiamo ancora un'esperienza fattuale di procedimenti di scarto di documentazione informatica. Insieme al Polo Archivistico, con Riccardo Righi, appunto, stiamo valutando le modalità, cioè le migliori modalità per arrivare a questo, però ecco, non parlerò sulla base di un'esperienza reale di La prima. procedimenti amministrativi, ma appunto da Ah, un te la punto di leggi vista puramente l'autonomia. No, no, va bene, disciplinare. va bene, vai in autonomia, Giampiero, Per che ti quanto leggo le riguarda altre, dai. anche la conservazione, diciamo, è necessario sottolineare anche la peculiarità della situazione dell'Emilia-Romagna, cioè la soprintendenza si trova ad operare in un territorio dove gran parte degli enti pubblici vigilati, cioè una quantità notevole, quasi completa, diciamo quasi totale, si affida ai servizi di conservazione del polo archivistico regionale, e quindi la possibilità nostra di soprintendenza di anche rapportarci ad un servizio incardinato presso la regione, come dire, crea delle condizioni che, virgola, temo, virgola, non siano così facili in altre regioni. Ok, procediamo. Quando e come dovranno prepararsi? Ah, dimmi, dimmi, Riccardo, leggi tu. Quando e come dovranno prepararsi le pubbliche amministrazioni nell'ottica dello scarto digitale? Beh, delle aggregazioni documentali. Ecco, qui diciamo che c'è uno strumento da sottolineare e da evidenziare, che è il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali, quello che si chiamava il piano di fascicolazione, quello più noto
come piano di fascicolazione, quello sul quale per esempio la DGA insieme all'ANCI nel 2005 propose le linee guida per la creazione dei fascicoli, ora è diventato obbligatorio, cioè le linee guida vincolano gli enti ad acquisire, a redigere e ad attuare il piano di organizzazione delle aggregazioni documentali. Questo è molto importante, nel senso che gran parte anche delle domande che ho sentito sullo scarto sono legate al tema, diciamo, sono poste in una fase del ciclo di vita documentale molto a valle, no? Ho prodotto delle cose, cosa scarto, cosa non scarto, come lo scarto, ma la prima azione da compiere è la redazione del piano di organizzazione delle aggregazioni documentali perché mi obbliga a censire, mappare e definire la modalità di aggregazione dei documenti in fascicoli, come diceva il 445, e di istituzione, creazione delle serie o delle aggregazioni documentali o di fascicoli o di tipologie documentali. Quindi in realtà il primo passo non è tanto porsi a produzione avvenuta il problema, ma definire quali e quante siano le Domanda numero aggregazioni 17. Nel documentali, caso di un quindi documento fascicoli e presente sia in serie, che originale io sia in copia produco. Il conforme, piano cioè con naturalmente dichiarazione che ne è attesta la definito conformità sulla base del piano all'originale, di è possibile classificazione, cioè scartare uno Stato quest'ultima deve copia? prendere il piano di Se sì, basta classificazione eliminarla, e voce per buttandola o voce, serve un atto che classe per dichiari uno classe, scarto? definire quali aggregazioni il mio ente produce, no? In quell'ambito di classificazione, in quella classe semantica, e diventa anche una importante possibilità, opportunità di mappare anche per esempio i cosiddetti verticali, cioè capire quali sono i procedimenti e le attività che comportano per esempio il trattamento, la gestione della documentazione prodotta non nel sistema di protocollo, ma magari in un altro sistema informativo informatico al di fuori della gestione del protocollo. Quindi la risposta è piano di organizzazione dell'aggregazione documentale. Allora, immagino che si parli di documento informatico, nel senso che laddove il documento informatico costituisce copia conforme, cioè è stato sottoposto a una procedura di conformità che ne attesti appunto la conformità in termini sia di forma che di contenuto con il documento analogico ricevuto, io posso scartare l'originale analogico. Questo perché? Perché va dietro appunto al decreto 82-2005, al CAD e all'articolo 42 che parla addirittura di piani di sostituzione, no, degli archivi cartacei con gli archivi informatici. Questo è possibile definito per grandi quantità di documentazione dall'allegato 3 delle linee guida che Domanda numero prevede 18. la Per certificazione nominare di un conservatore esterno è processo, necessario questo il nulla invece osta è della un tipico caso in soprintendenza, come cui indicato all'articolo avviene la 21, stessa cosa, però per lettere del quantità puntuali, in codice dei maniera beni culturali. La pundiscolare, domanda è: per sapete che tipo di singoli documento o documenti e informazioni quindi occorre con inviare alla attestazione di soprintendenza competente conformità. per territorio Sì, per posso ottenere il eliminare nulla la osta? copia, che però non è una copia, è l'originale analogico, non è la copia, è l'originale analogico ricevuto, però siccome nei miei sistemi ho la copia conforme informatica, io che sostituisce a tutti gli effetti dal punto di vista giuridico amministrativo l'originale analogico, io lo posso scartare non buttandolo, cioè nel senso che non userei questa formula, ma conserverei per un congruo lasso di tempo questo originale analogico e poi sottoporrei lo scarto di questi documenti cartacei alla soprintendenza con una normale procedura di richiesta di autorizzazione.
Innanzitutto rivolgetevi, l'invito è a rivolgersi alla soprintendenza competente per territorio, nel senso che anche tante domande che ho sentito prima, credo che ci sia anche un po' di difficoltà spesso da parte degli enti ad orientarsi in questo mondo della produzione e conservazione digitale. Quindi come funzionario di soprintendenza intanto invito tutti i colleghi che abbiano dei dubbi, almeno sotto il profilo normativo e metodologico, a confrontarsi con la propria soprintendenza di riferimento. Per venire alla domanda, la soprintendenza non autorizza la nomina di un conservatore esterno, perché, come ha detto prima Gabriele, ha spiegato bene, la nomina è del Noi ti sentiamo responsabile bene. della conservazione, è la nomina di un Sì, ti sentiamo funzionario o bene, Giampiero. dirigente, incardinato nell'organigramma dell'ente. Quindi il responsabile della conservazione è un funzionario o un dirigente qualificato, può essere infatti anche nominato il responsabile della gestione documentale, quello che veniva richiamato dall'articolo 51 del TUDA. Quindi non è tanto l'atto di nomina da sottoporre all'autorizzazione della soprintendenza, quanto il trasferimento di documentazione informatica ai sensi dell'articolo 21, comma 1, cioè il trasferimento ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici o di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione. Quindi in realtà la soprintendenza autorizza il conferimento, il versamento, no, al... Oh, che succede? Ecco, il versamento al... Mi sentite? Ah, ok. Quali sono i documenti o le informazioni? Beh, io posso per analogia, diciamo, riferirmi a quelli che sono i procedimenti di autorizzazione ad un outsourcing archivistico. Quindi, senz'altro, io chiederei il manuale di conservazione, intanto, quindi la nomina del responsabile. Cioè, vorrei sapere se l'ente vigilato ha nominato il responsabile della conservazione all'interno del proprio organigramma. Due, capire se è stato redatto o è in via di redazione il manuale di conservazione, che, come abbiamo visto prima, deve essere redatto all'interno dell'ente dal proprio responsabile. Poi le caratteristiche del conservatore, no? Il quale naturalmente deve verificare se il conservatore, è iscritto nel marketplace Agid dei servizi di conservazione, oppure ha comunque avviato la procedura di verifica Agid sui requisiti di qualità. Quindi quello che una volta era l'accreditamento, no? L'iscrizione al marketplace Agid del conservatore, e come avviene per gli outsourcing analogici, per così dire, la documentazione che viene inviata in conservazione, cioè che cosa io invio in conservazione, allorché questo avvenga per complessi organici di documentazione, naturalmente, e quindi con i relativi disciplinari tecnici, che l'ente produttore ha sottoscritto con il conservatore esterno. Nel caso invece dell'altro tipo di conservazione, quella cosiddetta precoce, quella di singoli documenti, quella di fascicoli aperti, cui abbiamo fatto riferimento prima, è chiaro che in quel caso l'ente non è che volta per volta dovrà segnalare o comunicare alla soprintendenza che cosa versare. Lì è importante, ecco che torna il tema, il piano di conservazione, perché nel piano di conservazione, come diceva prima il dottor Bezzi, nel piano di conservazione deve essere scritto non soltanto per quanto tempo io mantengo in conservazione i documenti prima dello scarto, ma anche dopo quanto tempo, no, dalla loro produzione io verso quelle aggregazioni, quelle tipologie documentali, quei fascicoli al mio conservatore. Quindi ecco che la tempistica della conservazione dell'invio in conservazione deve essere definita nel piano di conservazione,
appunto l'altra Domanda colonna, successiva, diciamo numero così, 19. Lo scarto di documenti nativi del piano della digitali va navigazione effettuato documentale. d'accordo con la Quindi, in una Soprintendenza logica Archivistica Regionale di complessiva, io riferimento, avrò uno prima del strumento che versamento al potrei soggetto definire piano conservatore. di gestione documentale, dove nella prima colonna a sinistra ho la mia classificazione, il mio schema di classificazione, al centro definisco le tipologie di aggregazioni documentali che io produco e nel piano di conservazione a destra le tempistiche entro cui io li verso in conservazione e poi per quanto tempo rimarranno prima dello scarto come nei tradizionali massimali. Però capite che, diciamo, lo strumento o gli strumenti di gestione documentale diventano il prerequisito per un buon servizio di conservazione. No, no, prima di tutto, lo scarto di documenti sia analogici sia informatici non va fatto d'accordo con la soprintendenza, ma su autorizzazione della soprintendenza, che è una cosa diversa, proprio ai sensi dell'articolo 21 del Codice dei Beni Culturali di cui parlavamo prima. Quindi, l'elenco dei documenti che si intendono sottoporre a scarto va sottoposto alla soprintendenza competente con richiesta di autorizzazione. Prima del versamento al soggetto conservatore, no, perché si scarta, diciamo, diciamo, le procedure di scarto vengono effettuate nel sistema di conservazione. Poi, le linee guida dicono che lo scarto può essere effettuato anche, diciamo, nel sistema attivo. Quindi non è che si può scartare soltanto quello che io ho versato, anche perché nel mio sistema attivo rimarranno, diciamo così, i documenti informatici che io ho versato e che non ho ancora eliminato. Quindi in realtà diciamo che lo No, secondo me scarto va sei stato molto pianificato nel chiaro, piano di anche perché le linee guida conservazione, dicono come che, dicevo prima. Quindi insomma, le di indicare i tempistiche tempi sia di scarto sia di versamento in sono conservazione, quindi indicate nel poi piano di se pensiamo che le conservazione. fatture siamo, Certo, perché sono potrebbe essere storicamente potrebbe soggetto a scarto, siamo esistere una obbligati a versarle in serie, conservazione, è per ovvio esempio, legata al che si personale, scarti legata alle anche nel sistema di autorizzazioni, a conservazione, permessi, direi quasi del principalmente. personale che stanno nel mio E su sistema questa cosa ti attivo, faccio una domanda che al volo, anche perché siamo nei il tempi, mio piano di perché secondo me la conservazione risposta è prevede di veloce. Mi hanno tenere scritto per in 3 chat, anni, faccio è un sempre esempio, necessario e l'ok quindi io della decido che il mio soprintendenza sistema anche nel attivo caso non in ha cui il piano di bisogno, diciamo così, di conservazione è già versare al prevista la sistema di tempistica e conservazione la quella stessa è serie, per terminata? cui in quel caso io scriverò nel piano di Capito? Dicono, conservazione che è dopo sempre 3 anni necessario io l'ok della soprintendenza allo scarto, scarto anche direttamente se, diciamo, la soprintendenza ha quella già serie nel approvato il mio piano di sistema attivo, conservazione però deve ed essere è giunto il scritto periodo di nel scarto piano di corretto, diciamo, conservazione. idoneo. Mi spiego? Non so se mi sono spiegato. Per Riccardo, dimmi quello ti ho se detto c'è che... bisogno. Non ho capito, scusa. Certo che sì. Certo che sì, nel senso che l'unica alternativa
Ad uno scarto effettuato con modalità tradizionali, cioè richiesta di autorizzazione della soprintendenza, ottenimento del nulla osta su tutto o su parte dell'elenco sottoposto, l'unica alternativa è quella prevista dall'articolo 24 del Codice dei Beni Culturali, ossia le autorizzazioni di cui all'articolo 21 possono, nei confronti degli enti pubblici, territoriali, mi sembra, se non ricordo male, possono essere, diciamo, date all'interno di accordi fra l'ente e la soprintendenza Grazie. stessa. Cioè l'unico 20. modo L'iter è, per la richiesta di autorizzazione diciamo, allo scarto in ambito l'alternativa al digitale è procedimento analogo a classico quello di per richiesta di documenti autorizzazione al cartacei nulla o osta è quello di presenta un delle accordo fra peculiarità? enti, per cui, per esempio, quello che intercorre tra soprintendenza dell'Emilia-Romagna e polo archivistico dell'Emilia-Romagna, no? Dato che c'è una convenzione a monte tra soprintendenza e polo archivistico regionale, sui disciplinari tecnici, sulle modalità, sul manuale di conservazione, cioè ci sono tutta una serie di prerequisiti che la soprintendenza ha in qualche modo visionato, diciamo così, ha approvato, in virtù dei quali i conferimenti di complessi organici di documentazione al polo da parte degli enti produttori non sono sottoposti a diretta autorizzazione della soprintendenza. Questo è il tipico caso in cui si applica l'articolo 24 del codice. Beh, l'iter in senso come fase di un procedimento, fasi di un procedimento amministrativo, direi che è analogo, nel senso che le linee guida confermano che la richiesta di autorizzazione allo scarto è fatta dal titolare dell'oggetto di conservazione, cioè dell'oggetto digitale, cioè l'ente produttore. Quindi questo è bene che tutti lo sappiano e sia chiarito, cioè la richiesta di autorizzazione allo scarto non può essere delegata al conservatore. È sempre l'ente vigilato che chiede l'autorizzazione allo scarto. Ci sarà sempre la compilazione di un modulo che descriva la documentazione sottoposta allo scarto. Naturalmente, come dicevo prima, un buon piano di conservazione aggiornato cui fare riferimento è senz'altro un motivo di fluidità, diciamo, del procedimento, un motivo di diciamo, di razionalizzazione del procedimento stesso. Ecco, naturalmente ci saranno delle diversità legate al fatto che nella seconda fase del procedimento, cioè una volta autorizzato lo scarto, la distruzione della documentazione che nel contesto analogico avveniva con un singolo verbale di distruzione del cartaceo avverrà probabilmente in due fasi diverse, cioè prima con una diciamo cancellazione logica dei documenti dal sistema di conservazione, ossia una sorta di inibizione all'accesso, quindi nessuno potrà più accedere a quei documenti, quindi di fatto E sono non 21, siamo quasi consultabili, in non chiusura di fruibili, tempo, e poi Giampiero, da per una questo seconda veloce, le fase tempistiche di conservazione di sono analoghe per la documentazione cancellazione analogica e digitale? fisica, per così dire, anche dei documenti nel momento in cui i supporti, oppure come dicono le linee guida, Articoli. ci sarà una cessazione delle copie di sicurezza, una distruzione delle copie di sicurezza, cioè ci sarà una seconda fase. Quindi è probabile che la verbalizzazione della distruzione della documentazione sia non più in una fase sola, semplificata come nell'analogico, ma in due fasi, una prima distruzione 22, logica e una domanda numero successiva 22, i distruzione con materiali modalità preparatori fisica. possono essere scartati direttamente? Naturalmente c'è da dire un'altra cosa, cioè il procedimento che cosa comporterà? L'eliminazione anche dai sistemi attivi della documentazione versata. L'eliminazione anche dei sistemi attivi della documentazione approvata per lo scarto.
Sì, sono analoghe, cioè tutte e due dipendono dall'attività di appraisal, di valutazione, prima ancora di selezione. Noi parliamo sempre di selezione e scarto, no? Valutazione, selezione e scarto. Quindi nel lavoro di valutazione io prendo in esame le serie indipendentemente dal supporto su cui risiedono le informazioni. Allora, qui appunto questa domanda apre una serie di riflessioni, cioè anche qui, punto primo, devo scriverlo nel piano, quindi devo definire esattamente che cosa intendo per materiali preparatori, classe per classe, non i materiali preparatori tout court. Secondo, i materiali preparatori non sono materiali istruttori, cioè preparatori sono documentazione. Cioè, possiamo riferirci a documentazione appunto iniziale che non ha un valore nel procedimento, nell'attività, ma è soltanto magari un'acquisizione di informazioni o redazione di bozze o cose di questo tipo. Per cui naturalmente sì, possono essere scartati, però non direttamente, cioè sempre secondo la procedura che abbiamo detto prima. Grazie, sì, giusto Anche per qui, dirimere che può venire un dubbio, procedura e importantissima diventerebbe autorizzazione della la soprintendenza, ecco, quindi questo direttamente distinzione senza. Esatto. concettuale tra record e document, no? Cioè, Lo nei scarto, miei domanda numero sistemi di 23, lo gestione scarto di taluni documentale ci documenti stanno dei comporta che siano record, eliminati da tutti gli cioè dei applicativi che documenti li consultano archivistici che e/o io che li hanno generati. Questo deliberatamente, non può consapevolmente ho generati, punto esatto. inserito in Questo un lo impongono le sistema linee guida e praticamente attivo, anche il no? GDPR. Posso tranquillamente effettuare alcune delle mie attività preparatorie fuori da quel sistema, gestendo oggetti digitali, e documenti digitali che non diventano record. A quel punto è chiaro che possono essere scartati direttamente, nel senso che, un'agenda via Excel dei miei appuntamenti con gli utenti esterni, L'ultima. posso scartarla direttamente perché Analogamente, non è il certo un versamento record, perché presso il non soggetto entrerà probabilmente conservatore mai può portare nel sistema. all'eliminazione dei Tutto quello documenti che entra stessi nel dagli sistema è applicativi? record Può e o può essere deve, quindi era scartato una. solo secondo la Cioè, se quando procedura. verso il conservatore sono obbligato, deve no. Sì, procedura di autorizzazione ricordata sopra, certo. E qui non c'è bisogno di approfondire perché ho già detto prima, sì, i documenti vanno la distruzione dei documenti nel sistema di conservazione comporta la distruzione degli stessi documenti, degli stessi esemplari, diciamo, che sono residenti nei miei sistemi attivi. Deve no, deve assolutamente no, perché abbiamo visto prima che il versamento al soggetto conservatore può essere anche un versamento precoce e quindi un versamento di fascicoli aperti. Quindi assolutamente io non elimino il documento dagli applicativi, cioè dal sistema attivo. No? Ecco, bisognerebbe, se questa invece domanda viene declinata nel senso io ho un'aggregazione documentale chiusa, versata in conservazione e quindi laddove ci siano tutte le garanzie di appunto di integrità, di qualità, di reperibilità e di intelligibilità di questa documentazione, io posso eliminarlo dagli applicativi attivi? Questo sì, però attenzione perché il discrimine non è l'ho versato in Grazie mille conservazione. Giampiero, È le molto domande delicata sono questa terminate, domanda, cioè chiederei, ne ho una versare per in tutti, conservazione, come abbiamo poi visto, qui ci si dovrebbe ricollega anche al discorso essersi. delle tre fasi dell'archivio. Non è come nell'analogico quando una volta versato nell'archivio di Sì, deposito ok, io non passavo alla utilizzavo domanda più per in tutti, alcun modo la documentazione analogica che che è avevo sulla molto scrivania. lunga. Con la diffusione Il della gestione rapporto tra digitale dei sistema attivo e documenti, gli sistema di archivi digitali sono conservazione è cresciuti in molto forma più dinamico.
iniziale. oggi è misto Senza una e buona quindi in organizzazione realtà degli il stessi, si soggetto rischia di avere un'enorme produttore quantità si di dati e avvale documenti sia quasi dei sistemi inutilizzabili o attivi comunque non sia dei fruibili in modo sistemi di efficiente. conservazione per la propria attività Quali amministrativa. professionalità sono Quindi necessarie per si una può, buona si impostazione degli possono archivi? eliminare i Ci sono documenti soggetti stessi, titolati a no? fornire consulenza a livello nazionale? Ma E questo è per tutti solo perché mi seguendo la sembra sequenza che vengano fuori un che sacco di temi dicevamo sulla prima, professionalità di tutti noi archivisti. Non relativamente so se si è appunto connessa anche Mariella, che al procedimento abbiamo di provato autorizzazione allo scarto, insomma. Dimmi. Vai. Sì. Tanto grazie Mariella. Scusa, Riccardo, intervengo un attimo io, se mi permettete, per due cose. Uno, prima di tutto, una comunicazione di servizio, visto alcune domande che sono arrivate sulla disponibilità delle slide e dei materiali. Saranno disponibili nei prossimi giorni, purtroppo non oggi nel pomeriggio, come di consueto, perché abbiamo avuto un problema tecnico, purtroppo mi dispiace. E nel frattempo, appunto, vedo che Mariella si è collegata, l'abbiamo invitata con un enorme piacere, vista anche il suo contributo e la sua partecipazione molto attiva anche a questo webinar, e magari anche per qualche considerazione finale o per rispondere, magari fare immediatamente lei, se siete d'accordo, qualche considerazione su proprio quest'ultima domanda. Siete d'accordo? Sì. Sì, Sì. sì, sì. Diciamo, voi mi conoscete, quindi vabbè, mi perdonerete. Vi volevo proprio ringraziare perché il webinar è veramente molto bello, molto interessante. Ringraziare tutti, anche i partecipanti che hanno fatto delle domande bellissime, proprio centrate, insomma, assolutamente. E moltissime domande restano ovviamente ancora con tante risposte possibili, come tutti i relatori poi hanno sempre sottolineato, no? Addirittura nel caso di Chiara che ha detto ci sono due fazioni, due punti di vista, scegliete voi quale di queste vi sembra più interessante. La domanda ultima poi è la più impegnativa, nel senso che è un mondo molto complesso e questo nostro mondo della gestione documentale e della conservazione è destinato in parte ad esserlo ancora di più con il nuovo regolamento europeo. Ci sono aspetti ancora aperti che non sappiamo come riusciremo a risolvere. Quindi io credo che il problema della Il problema della consulenza e della competenza vada risolto in modo pragmatico, come del resto si è cercato di fare in questo webinar e come fate in tutti i webinar che avete organizzato in quest'ultimo anno, insomma. Da un lato le competenze ci sarebbero sul mercato, ma sono competenze che comunque, per esempio, i piccoli enti non si possono permettere e quindi è necessario immaginare delle soluzioni consorziate, dei servizi che vengono acquistati da più enti. Sto vedendo che questa ipotesi sta facendo strada proprio dal punto di vista dell'amministrazione, del modo di amministrare servizi di specializzazione. Credo che anche nel nostro settore questo è un ambito su cui noi dovremmo studiare, riflettere e fare delle proposte ai
ai nostri enti. E dico noi pensando soprattutto all'Associazione Nazionale Archivistica Italiana, perché è l'associazione che protegge ma anche favorisce la qualità delle consulenze in questo settore, delle professionalità in questo settore. Quindi una delle mie risposte ho detto: fatela questa domanda ad ANAI, chiedete ad ANAI di intervenire e studiare sul problema. E poi l'altra cosa che mi viene da dire: ci sono dei temi più delicati di altri, quello dello scarto digitale lo è, per esempio, siete tornati più volte su questa tematica, oggi ma anche in passato. Credo che sia indispensabile su questi temi più larghi prevedere dei gruppi di lavoro, non dico permanenti, ma di lunga durata. Noi come ANAI, come Comitato Tecnico Scientifico, stiamo pensando a un gruppo di lavoro di questo tipo. Chiederei, sentirò i colleghi, è un'idea di Chiara Cabbia che ce l'ha chiesto, ha detto occupatevene, occupiamocene, e l'associazione ha risposto positivamente. E potrebbe essere molto interessante che anche Parer e per esempio sicuramente la Soprintendenza Archivistica dell'Emilia Romagna partecipassero attivamente a questo gruppo. L'Emilia Romagna come sezione ANAI è molto attiva, insomma, e abbiamo anche già avviato i contatti con la Direzione Generale Archivi, perché non può essere che qualcuno dal basso dice adesso diamo le risposte. Le risposte a problemi così complessi devono essere venire le domande dal basso, confrontarsi come esperienze, ma poi ci vuole una risposta ponderata, una risposta che abbia tutta la tempistica necessaria per poter approfondire i diversi aspetti. Il mio sogno, lo sa Alessandra, perché sono due volte a Forum PA che proviamo a lavorare o a ragionare su questo tema, è quello di provare a creare una comunità di pratiche persistente, duratura, alimentata dalle persone, dagli esperti, alimentata dalle istituzioni, con l'idea di chi si occupa di gestione documentale e di conservazione digitale, con qualche mezzo naturalmente economico, perché non si gestisce persistenza dovunque senza un sostegno, perché sono funzioni che vanno guidate, vanno gestite con qualità, vanno mantenute, le risposte vanno conservate e aggiornate. Insomma, no? Mi piacerebbe chiudere la mia carriera su questo, con questo almeno avvio di progetto. L'ho proposto all'associazione, l'ho proposto alla Direzione Generale Archivi, naturalmente dal dire e il fare c'è di mezzo il mare, e in questo caso veramente serve moltissimo investimento personale, buona volontà e strumenti di qualità. Insomma, queste occasioni sono delle occasioni che mi fanno ulteriormente pensare che sia questa la strada da percorrere. Non so che ne pensate voi, e scusatemi ancora per l'intrusione. Così.
una professionalità molto diversa da quelle che ci sono adesso. Quindi secondo me è necessario anche agire lì, proprio a monte. Ecco. Basta, mi taccio per lo scatto digitale, ho già detto troppo a Marielle, a tutti voi, quindi lascio la parola a Gabriele. Grazie. Allora, sottolineo due cose. Una, appunto, il tema visto riprendendo anche quanto una domanda che è stata fatta a me sul tema appunto del conservatore, del responsabile di conservazione interno e esterno, in effetti deve essere interno alla pubblica amministrazione, ma se le pubbliche amministrazioni si organizzano, e tra l'altro questo aspetto, ad esempio, avevamo anche pubblicato con Giampiero e con la comunità tematica dell'Emilia-Romagna sui documenti digitali, un documento sui sistemi federati, soprattutto nel caso, ad esempio, dell'Unione dei Comuni, quindi strutture già definite che delegano, che distribuiscono le funzioni all'interno della loro struttura, ma anche possibili anche consorzi ad hoc, come erano previsti una volta dal DPR 1409-63 sugli archivi storici, ma potrebbe essere un senso anche riprendere queste cose. Se io individuo che almeno all'interno di un sistema complessivo di piccoli enti che però si riuniscono, trovo almeno una figura che ha un suo riferimento, posso effettivamente farlo, se è disponibile con tutte le regole, come i concetti appunto di segretari comunali e scavalco, potrei individuarla formalmente anche come responsabile all'interno delle strutture, di altri enti che partecipano a questa, unione. E perché appunto mettere, come dire, a fattor comune le professionalità è sicuramente fondamentale. E quindi questo è un elemento appunto. Poi segnalo che appunto siamo ben disponibili su questa cosa come ANAE Emilia Romagna su tutti i temi indicati da Mariella. Segnalo che in effetti nella riforma delle scuole d'archivio c'è un tentativo, io ad esempio insegno alla scuola d'archivio di Stato di Parma, gestione documentale, sistemi di archivi, ancora magari da perfezionare come piani di formazione e così via, però c'è un tentativo di andare in questo senso che andrebbe sviluppato e forse magari anche ragionato e meglio collegato in generale anche con l'iniziativa NAI, con tanti aspetti insomma che possono essere funzionati, quindi una comunità che ci rifletta complessivamente. Grazie a tutti, grazie a Mariella per tutti i contributi dati. Allora, anch'io ringrazio Mariella, sono d'accordo con tutti, quindi sarò brevissimo. Aggiungo che a quello che diceva Gabriele, che la riforma delle scuole di archivi di Stato prevede anche la possibilità per le soprintendenze di organizzare corsi annuali, e allora, poiché, come diceva Chiara, le scuole di archivio di Stato sono magari tradizionalmente vocate. Si è perso sul momento. Se non riesci, scrivici. Forse voleva dire che si potevano attivare dei Poi un corsi saluto. annuali per la Grazie a pubblica tutti i relatori. amministrazione da parte delle sovrintendenze in collaborazione Ciao. magari anche con le scuole d'archivio, con gli insegnanti delle scuole d'archivio. Sono Va riuscito a bene, interpretare. Giampiero. Perfetto. Che comunità bellissima. Va bene, scusate, riguardo al tema delle competenze, volevo ricordarvi che avevamo fatto un webinar a cui avevano partecipato anche Mariella e Gabriele in passato, ad aprile del 2023, che troverete su EventiPA quando il sistema tornerà attivo. E avevamo fatto questo webinar proprio sulle competenze della gestione documentale e della conservazione. Quindi per approfondimenti potete andare a vedere.